oltre 600 le persone che hanno partecipato presso i club Ippodromo di Cesena alla celebrazione dei 50 anni di attività di Lungarini Allianz Assicurazioni. Nata a Cesena nel 1972 e fondata da Oreste Lungarini. La passione è di famiglia e così due generazioni si incontrano. I figli Daniele e Ivan hanno permesso all'agenzia di diventare un importante punto di riferimento per il territorio cesenate. Un mezzo secolo di storia che per Oreste e i figli non rappresenta solo un traguardo significativo, ma un nuovo entusiasmante inizio insieme al team di lavoro, insieme ai propri clienti. Questa sera si festeggiano 50 anni di storia. Cosa rappresentano per lei questo mezzo secolo di storia? Beh, è una storia importante perché è iniziata proprio in un periodo, diciamo, bianco e nero, poi a colori. È una storia che in modo particolare, quando ho visto l'invito che mandavamo ai clienti, che traguardo 50 anni, e subito ho cominciato a pensare a livello sintetico questa grande storia. Quando avevo 21 anni iniziai con questa compagnia, allora era Lavoro e Sicurtà, Gruppo RAS, e oggi diciamo che sono molto felice e fiero di questa storia perché hanno partecipato a questa storia direttamente i miei figli con questo passaggio, diciamo, generazionale che mi ha ringiovanito. E adesso festeggiare questa sera insieme ai nostri clienti, che veramente sono loro i protagonisti, mi fa una gioia molto importante. E per l'occasione ha pensato ad una monografia proprio per i suoi clienti. Sì, la racconterò stasera, così li tengo tutti ingessati ai tavoli, no scherzo. Diciamo una monografia che inizia dagli anni 60 fino ai giorni d'oggi, parla un po' di economia, di fatti importanti, di storia, di trasformazioni, di inflazioni, e quindi racconto un po' la mia storia, che penso che a mezzo secolo è un traguardo, non perché molti clienti dicono: ma che traguardo? Perché che traguardo? Il traguardo è un qualcosa che hai già raggiunto, mentre invece deve essere questa sera un trampolino di lancio per rilanciare dei progetti importanti per la nostra città, che è una bella città e che rappresentiamo un grande gruppo assicurativo che è Allianz, primo gruppo assicurativo mondiale. Progetti e assicurazioni sì, ma non solo, la vostra realtà è contraddistinta da diversi valori. Beh, i valori sono importanti, tutto quello che trasmettiamo quando parliamo col cliente, il prezzo non è il prezzo ma è il valore, quindi il valore di un prodotto che oggi è difficile parlare con dei clienti perché tutti vogliono il prezzo. Oggi investiamo molto perché noi abbiamo la capacità di essere presenti vicino al cliente quando ha bisogno, quando è l'incidente, e sicuramente ecco perché il cliente deve venire da noi, perché se uno vuole fare la polizza, il prezzo come vuole lui, va da un'altra parte o va su internet. Se vuole la capacità di una gestione importante, noi lavoriamo più dietro le quinte che fare le polizze. Finisco per dire che oggi ci sono tanti competitor che si sono messi a fare il nostro lavoro, che non sanno fare il nostro lavoro, che se facessero quello che sanno fare bene sicuramente avrebbero più successo. Noi stiamo spendendo molta informazione, abbiamo dei collaboratori e collaboratrici ad alto livello, al primo posto è la centralità ed è proprio il cliente. E torniamo all'evento di questa sera per concludere. Tutti i presenti cosa si porteranno a casa? Quale emozione secondo lei? Beh, diciamo che prima di tutto abbiamo un'organizzazione dietro le quinte che ci ha fatto, prima non riuscivo a capire bene, però ci ha fatto emozionare, ci sono delle belle emozioni che trasmetteremo. Penso che i clienti accetteranno, capiranno quali sono queste emozioni, questi valori che ci contraddistinguono e porteranno a casa una ricchezza importante, perché ne parleremo questa sera più avanti. Educare i clienti perché possono scegliere un prodotto migliore per una migliore protezione della persona, della famiglia e dell'azienda, che è molto importante, perché molti possono andare in default se non hanno determinata copertura, che noi sappiamo. A volte noi facciamo dei contratti in azienda insieme a avvocati e commercialisti e poi scelgono noi perché effettivamente il prodotto fa la differenza. Finisco per dire che si parlerà di Mister Soldino, educare anche i bambini alla finanza che oggi non si insegna neanche a scuola,
è un progetto importante che ne porterà avanti Ivan. Questi saranno i valori per la nostra città. E questa sera, Daniele, parliamo di un traguardo che in realtà simboleggia un nuovo inizio. Sì, sono stati 50 anni e li raccontiamo stasera insieme a tutti questi ospiti, siamo tantissimi, siamo più di 500 persone, e raccontiamo un po' la storia di questi 50 anni, è difficile raccontarla in una sera e per questo abbiamo fatto anche una bellissima monografia che regaleremo a tutti i clienti che ne faranno richiesta. E proprio perché Oreste in verità questa sera si trasforma anche in Super Oreste, perché nei suoi 50 anni ne ha combinati tutti i colori, belle, cose belle, ha salvato tantissime famiglie, tantissime aziende da guai incredibili. E adesso noi, io e mio fratello Ivan, ma poi Oreste continua a essere con noi, ci lascia questo grande fardello che dobbiamo comunque dare il nostro contributo, lo stiamo facendo ora tutti insieme, per comunque cambiare, evolverci in questo momento di grandi cambiamenti. Noi abbiamo già cominciato a fare i primi passi per far vedere che il nostro lavoro effettivamente è molto importante a livello sociale. A chi dedicate questa festa celebrativa, Daniele? Allora, i protagonisti di questa serata sono, siete voi, sono i nostri clienti. Ma lo diremo questa serata, c'è una persona che è mancata, che è la nostra mamma, e quindi a lei questo grande ricordo. Lo slogan Lungarini, We Care For Your Future, qual è il significato, Ivan? Diciamo che rappresenta la nostra mission, quindi quello che per noi è importante nell'agenzia. Quindi ci prendiamo cura di te, ci prendiamo cura di te, e questo l'abbiamo voluto lasciare comunque in inglese perché? Perché il termine care è di grande spettro, cioè non si ferma solo alla cura, questo termine cura, ma va oltre, va all'attenzione quasi maniacale ai problemi, alle necessità, ad educare le persone, ad essere attenti ai loro problemi. E poi si allaccia anche al nostro logo, al cavallo. Se sapete, il cavallo nel gioco degli scacchi si prende cura del re e della regina, che per noi sono i nostri clienti e le persone che incontriamo ogni giorno. E poi, se ci fate caso, il cavallo ha un movimento anche a L, che è la L di noi Lungarini, quindi diciamo che questa registrazione del marchio che abbiamo fatto in occasione dei 50 anni racchiude la nostra missione, dove vogliamo arrivare, quindi veramente a puntare all'eccellenza nell'essere veramente di aiuto. E nel corso di questo evento speciale verranno presentati dei progetti davvero importanti, anche dal punto di vista solidale, sociale. Allora, qui mi colpisce al cuore perché tutto ciò nasce da qualcosa, da una persona che ora non c'è, che ha dato grande valore a me come persona, a mio padre, a mio fratello, all'agenzia e anche al sociale, perché si è impegnata moltissimo anche nel sociale, la mia mamma che è venuta a mancare un paio d'anni fa, e dalla sua mancanza è venuta l'esigenza veramente di dar valore che poi racchiudeva anche la necessità di alcuni nostri clienti che volevano fare del bene e ci hanno chiesto come potevano essere d'aiuto. E quindi nasce Fondazione Lungarini, proprio in occasione della festa, con l'obiettivo veramente di portare aiuto. Partirà prima con un progetto che è quello sul diabete, mia mamma era diabetica, quindi per cercare di aiutare laddove comunque a livello già statale c'è tanto, in ospedale, però ecco, ci sono alcuni servizi che potrebbero veramente rendere il diabete più dolce, diciamo così. E fra le iniziative di rilievo di Lungarini anche un progetto riservato ai più piccolini. Beh, i più piccoli sono importantissimi e questo progetto coinvolge praticamente mio fratello e tutto il team, ovviamente, ma è nato da lui, con l'obiettivo di dare valore alle famiglie. In che modo? Sicuramente cominciando già dai più piccoli a far capire qual è il valore del denaro, e quindi parleremo di educazione finanziaria, partiremo proprio con una scuola dedicata a questo aspetto, alla crescita finanziaria, e non solo a questo, ma anche come poter essere più sicuri. Abbiamo creato anche le avventure di Super Oreste, questo supereroe, quindi mio padre, che comunque in questi 50 anni ha aiutato tante persone, tante famiglie, verranno raccontati tanti episodi ai bambini per far capire quanto è importante comunque il ruolo dell'assicuratore a livello sociale. In sintesi, allora, qual è la mission di Lungarini Allianz Assicurazioni? La mission è, come dicevo anche prima, quella di veramente poter lasciare un segno
e di essere dall'altra parte, dalla parte delle persone, per trovare veramente soluzioni a problemi spesso non valutati. C'è veramente tanta confusione, spesso ci sono tanti competitor che si occupano magari del mondo assicurativo pur non avendo conoscenza, e invece il nostro è un mondo complesso dove ci vuole sempre continua preparazione. Noi puntiamo veramente a dare il massimo, a formarci continuamente, vogliamo lasciare un segno, quindi in che modo? Sicuramente aiutando le persone, educandole a quelli che sono i rischi più importanti e come risolverli, come proteggersi, come pianificare correttamente la loro vita. Una storia importante per la famiglia Longarini, ma una storia importante anche per le assicurazioni a Cesena, 50 anni di storia delle assicurazioni, un mercato che è cambiato tanto e in questi 50 anni è cambiata anche la città, quindi questo è il compleanno di un'impresa di successo, la storia di una famiglia che è riuscita a partire, ad iniziare, ad aprire una strada nel mercato assicurativo, grazie soprattutto a Oreste Longarini, ma è la storia anche un po' della città che è cambiata in questi 50 anni. Ciao, ciao.